politica da lui rappresentata, già Fare Democratico e Fare Democratico Partito Animalista Italiano. Il consigliere Livio Petitto, con nota 12 luglio 2021, acquisita in pari data al protocollo generale 95-71, ha comunicato che la nuova denominazione della componente politica da lui rappresentata già davvero è davvero Partito Animalista Italiano. Resta immutata la composizione dei gruppi consiliari misto. Passiamo a punto 3 all'ordine del giorno, relativo all'esame della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale numero 37 del 24 giugno 2021, concernente rendiconto della gestione del Consiglio regionale della Campania per l'esercizio finanziario 2020. Comunico che la seconda commissione consiliare permanente in data 6 luglio 2021 ha esaminato il provvedimento e ha deciso di riferire ferocemente all'ARA. Comunico inoltre che il provvedimento è munito della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto in data odierna. Conceda la parola al consigliere questore per la relazione. Prego, consigliere. Coerentemente con l'autonomia contabile di bilancio assicurata dal Consiglio regionale dall'articolo 26 dello Statuto della Regione Campania e dall'articolo 67 del Decreto Legislativo numero 118-2011, come modificato dal Decreto Legislativo numero 126-2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, conto consuntivo del Consiglio regionale, è presentato in modo autonomo rispetto al bilancio della Giunta, con il quale andrà a consolidarsi rendendo il conto delle risultanze contabili, finanziarie e patrimoniali della relativa gestione. Il rendiconto 2020 del Consiglio è stato predisposto sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal Decreto Legislativo numero 118-2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126-2014. Esso quindi risulta composto dalla relazione sulla gestione, dai prospetti e dagli allegati contabili dal decreto previsti dal Decreto Legislativo 118-2011. Il conto del bilancio riferisce della rendicontazione finanziaria della gestione e contiene le risultanze finali gestionali. Completano il rendiconto il conto economico e lo stato patrimoniale, che rappresentano i documenti contabili relativi alla rendicontazione economico-patrimoniale, avente funzione conoscitiva. L'approvazione del rendiconto 2020 determina la chiusura definitiva da un punto di vista contabile del medesimo esercizio finanziario, venendo dopo il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e della presa d'atto della parificazione del conto del tesoriere, che sono atti propedeutici alla sua approvazione, le cui risultanze finali sono confluite in tale documento contabile, determinando il risultato di amministrazione. Il risultato contabile gestionale dell'esercizio 2020, indicato dai seguenti dati: al 31/12/2020 risulta realizzato un avanzo di amministrazione pari a 21.498.970,49, di cui 10.538.000 a titolo di avanzo disponibile. Il risultato di amministrazione è così determinato: saldo di cassa al 31/12 40 milioni, residui attivi 15 milioni 118, residui passivi 31 milioni 649, fondo pluriennale vincolato 2 milioni 345, avanzo di amministrazione al 31/12 21 milioni 498 mila. La tabella sintetica dimostrativa del risultato di amministrazione esprime un consistente avanzo di amministrazione e un ottimo livello di disponibilità di cassa. L'avanzo di amministrazione risulta così composto: avanzo accantonato 9 milioni, avanzo vincolato 1 449 mila, avanzo disponibile 10 milioni 538 mila, avanzo complessivo 21 milioni 498 mila. In riferimento ai trasferimenti regionali 2020, si precisa che l'assegnazione regionale è risultata pari a 50 milioni 675 mila. Ci sono interventi? Pongo a votazione l'atto amministrativo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità il provvedimento, con l'astensione del gruppo 5 Stelle. Benissimo. Il provvedimento è approvato. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, relativo all'esame della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale numero 38 del 24 giugno 2021, concernente attuazione e decisione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo numero 5/2021, variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 21-23, proposta al Consiglio.
Comunico che la seconda commissione consiliare permanente in data odierna ha esaminato il provvedimento e ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula. Comunico inoltre che il provvedimento è munito della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuta in data odierna. Concedo la parola al consigliere questore Andrea Volpe. Prego, Andrea Volpe. Grazie Presidente. La presente deliberazione non costituisce un adempimento tecnico obbligatorio, ma risponde ad un obiettivo specifico e strategico rappresentato dalla necessità di adeguare il bilancio di previsione 2021-2023 alle prescrizioni della Corte dei Conti contenute nella decisione numero 5/2021 relativa alla parifica del rendiconto regionale 2019. In particolare sono incrementati i crediti nei confronti dei percettori e il corrispondente debito nei confronti della Regione di 34.144.611 che passano da 14.270.586 a 48.415.197. Tale cifra allo Stato corrisponde a tutte le somme lorde erogate a titolo di legge regionale 20/2002 e legge regionale 25/2003 al personale di ruolo e comandati distaccati per il periodo non prescritto 2009-2019. Ai fini della svalutazione del credito, attesa la natura contenziosa dello stesso, come richiesto dalla Corte dei Conti, si è provveduto alla svalutazione integrale mediante l'accantonamento a fondo rischi con un piano a medio-lungo termine. Nello specifico risultano accantonati da rendiconto 2020 7.599.586, da preventivo 2021-2023 11.700.000 euro, 3.900.000 per ciascuna delle annualità 2021-2023. La restante parte rispetto all'importo complessivo di 48.415.197 pari a 29.115.611 sarà oggetto di recupero per 15 anni a partire dall'esercizio 2024 per un importo di 1.941.000 euro annui. Grazie. Qualcuno vuole prendere la parola? Vabbè, chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il provvedimento è approvato all'unanimità. Passiamo al punto 5, relativo all'esame della proposta di legge istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti DECO, registro generale 99. Comunico che l'ottava commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 19 maggio 2021, ha esaminato i provvedimenti all'unanimità dei presenti e ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula. Comunico inoltre che la seconda commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 6 luglio 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole. Relatori in aula sono stati designati il consigliere Francesco Emilio Borrelli per la maggioranza e Salvatore Versana per la minoranza. Dichiaro aperta la discussione generale, la parola al consigliere Borrelli. Prego, consigliere Borrelli. Grazie Presidente. Innanzitutto sono molto soddisfatto e siamo riusciti a portare in aula questo provvedimento in tempi molto rapidi. È un provvedimento che è stato votato a unanimità sia dalla maggioranza che dalla minoranza, perché dà una possibilità concreta di mettere in campo un'iniziativa coordinata dalla Regione Campania di ulteriore sostegno ai prodotti DECO. I prodotti DECO sono il riconoscimento da parte dei singoli comuni di prodotti non soltanto di carattere agricolo, alimentare, ma anche culturale, prodotti ovviamente di grande nicchia che molto spesso ovviamente non riescono ad avere riconoscimento come l'IGP, il DOP, e che non hanno nessun tipo di sostentamento e soprattutto non riescono a entrare anche nei circuiti turistici. Qual è l'idea di questa legge? Che la Regione Campania faccia un registro generale in modo tale che tutte le comunità, rimane sempre in capo al singolo comune la possibilità di dare questo riconoscimento, possano averne un vantaggio sia dal punto di vista mediatico, perché la Regione promuove e promuoverà questi prodotti, e dall'altro punto di vista anche dal punto di vista turistico ed economico, perché far conoscere questi prodotti o queste realtà culturali può aumentare la possibilità da parte dei cittadini, non solo campani ma ovviamente anche turisti,
di andare in determinati luoghi che casomai non sono molto conosciuti o particolarmente noti al grande pubblico e permettere di sviluppare la difesa, la tutela e anche l'economia di questi prodotti. Faccio un esempio. Per chi legge Bel Paese, in questi ultimi giorni c'è stato uno speciale in cui venivano riconosciuti tutta una serie di posti non molto conosciuti da parte della Campania che la rivista invitava a visitare o a conoscere. Ecco, immaginiamo che la regione Campania faccia un'operazione, in quel caso se parliamo di una rivista e parlava di tutta Italia, quindi metteva in evidenza 3 o 4 siti. Immaginiamo non solo dal punto di vista culturale, ma delle tradizioni, dal punto di vista gastronomico. Cioè immaginiamo che la nostra regione autopromuove anche all'esterno tutte queste particolarità, che ovviamente vanno fatte come riconoscimento da parte dei singoli comuni, quindi un protagonismo da parte dei comuni, una capacità della regione di fare coordinamento e di promuovere. E poi ci sono dei vantaggi concreti, tipo il ritrovato prestigio e senso civico e sociale all'appartenenza, un modo per riappropriarsi delle proprie tradizioni e anche dei propri costumi, una possibilità, come dicevo prima, di indotto negli altri comparti produttivi, cioè turistico-culturale, artigianato e commercio. Ovviamente aumento di livello di benessere e tutela del territorio. Vantaggi ovviamente per i produttori con l'aumento delle capacità produttive ed economiche, sviluppo di economie di scala e di specializzazione, allargamento del mercato potenziale, incentivi e agevolazioni pubbliche e private, garanzie e certificazioni dei prodotti e delle produzioni, condizioni favorevoli di sopravvivenza. E infine, vantaggi per il territorio, opportunità legate a uno sviluppo ecosostenibile, conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale, maggiore efficienza ed efficacia nel sistema di governance pubblica, apertura e scambi con l'estero che aumentano il livello socioculturale e produttivo della popolazione. Questa norma è una norma che con poca spesa può portare enormi risultati sui nostri territori. Ed è per questo che ritengo particolarmente soddisfacente, ringrazio l'assessore all'agricoltura per aver supportato la norma, ritengo particolarmente significativo il fatto che questa norma sia stata approvata a unanimità, perché a unanimità dobbiamo difendere e promuovere il nostro territorio. La parola al collega Versano come relatore di minoranza, prego. Grazie Presidente. Come gruppo abbiamo già partecipato attivamente in commissione ai lavori preparatori all'approvazione di questa proposta di legge che, pur senza sconfinare in quelle che sono le prerogative dei comuni, intende offrire un ulteriore strumento di supporto per tutte quelle realtà artigianali, produttive e culturali che rappresentano un fiore all'occhiello nella nostra terra. Realtà che nel comparto produttivo risultano in molti casi già valorizzate mediante riconoscimenti nazionali di tipicità e marchi europei di origine controllata e protetta, ma che nei contesti locali più piccoli o di nicchia o comunque nel settore culturale delle tradizioni locali spesso sono scarsamente valorizzate. In continuità con le proposte emendative che abbiamo presentato in commissione, riteniamo indispensabile, ai fini di una promozione territoriale più efficace, che i circuiti regionali attualmente già esistenti, come ad esempio l'inventario del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania, IPIC, e la filiera agricola trasparente, siano messi in rete tra loro, soprattutto attraverso un portale digitale che possa rappresentare una vetrina internazionale per incentivare il turismo nelle località meno conosciute. Confidiamo che la Giunta possa lavorare in questa direzione a partire dalla fase attuativa di questa legge. In Regione Campania, la Regione Campania ha già dimostrato in più occasioni la volontà di intervenire per sostenere tali processi. Con questa proposta si vuole tracciare un quadro completo di prodotti agroalimentari, delle manifestazioni culturali con denominazioni comunali d'eco istituite in Campania, riconducendo un'unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni, senza intaccare l'autonomia. Alla luce di tutte queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Grazie. È aperta la discussione generale. Chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, la dichiaro chiusa. Prego, prego, Presidente Borrelli.
No, volevo aggiungere, non è direttamente collegato alla norma, però è un elemento importante ulteriore. Dopodomani ci sarà un ulteriore incontro al Ministero dell'Agricoltura per la vicenda che la Regione Campania ha chiesto il riconoscimento del patrimonio, della cultura e della tradizione del caffè espresso napoletano come patrimonio UNESCO. Come nel caso, ovviamente cercando una sintesi anche con un altro tipo di riconoscimento, la nostra Regione deve porsi sempre di più, per questo questa norma è importante e ribadisco è importante se sarà approvata all'unanimità, come motore dal punto di vista di tutela ambientale, promozione culturale, promozione turistica. Anche in quel caso, ovviamente il caffè viene proposto a livello UNESCO, ma come coi grandi, come coi riconoscimenti UNESCO, stiamo ottenendo tantissimi risultati, qualora lo ottenessimo saremmo la prima regione d'Italia come numero di riconoscimenti, ci troveremmo adesso a difendere anche le piccole realtà che poi rappresentano un ulteriore enorme patrimonio. Prego, non ci sono interventi? Quindi pongo inizio a porre in votazione la legge. Articolo 1, non ci sono emendamenti. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? All'unanimità. Sì. Allora, mi dice l'assessore che c'è un emendamento. L'assessore, va giù. C'è l'assessore Caputo che presenta un emendamento in aula all'articolo 1. Un attimo solo. Lo legge Petracca. Prego Petracca. Allora, all'articolo 1, comma 3, dopo le parole DOP, IGP e STG, inserire le seguenti, nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo numero 173 del 1998, dopo le parole decade automaticamente inserire le seguenti, nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo numero 173. La motivazione è che la finalità dell'emendamento è quello di evitare l'insorgenza di problematiche interpretative ed applicative, prevedendo espressamente che i prodotti agricoli tradizionali che sono già iscritti nel relativo elenco di cui al decreto legislativo numero 173 del 1998 non possono essere inseriti nel registro regionale dell'Edeco al pari dei prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea. Parimenti viene stabilito che la definizione di Deco cessa automaticamente allorché venga successivamente disposta la iscrizione di un determinato prodotto nel predetto elenco dei prodotti agricoli tradizionali. Il Presidente della Commissione Agricoltura è d'accordo? È una cosa di buon senso, va benissimo. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento all'articolo 1, chi è favorevole, così come proposto da Petracca. Poi passiamo alla votazione dell'articolo 1, così come integrato dall'emendamento letto da Petracca in aula. Chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2, non ci sono emendamenti, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, articolo 2 è approvato. Articolo 3, non ci sono emendamenti. Chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario? L'articolo 3 è approvato all'unanimità. Articolo 4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? L'articolo 4 è approvato all'unanimità. Articolo 5, non ci sono emendamenti. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? L'articolo 5 è approvato all'unanimità. Articolo 6, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Articolo 6 è approvato all'unanimità. Articolo 7, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? L'articolo 7 è approvato all'unanimità, articolo 8, stessa votazione, articolo 9, norma finanziaria, così come proposta dalla Commissione Bilancio, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per ciascuno degli esercizi 21, 22 e 23 mediante prelevamento di euro 150.000 dalla missione 20, programma 1, titolo 1 e contestualmente incremento della medesima somma nella missione 16, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria del triennio 21-23. Chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 9 è approvato. Passiamo all'articolo 10, l'entrata in vigore, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 10 è approvato.
Passiamo alla votazione elettronica. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Allora, va bene, aggiungiamo alla votazione allora la collega Raia. Presenti 34, votanti 34, favorevoli 31, astenuti nessuno. Il testo è approvato. Il Consiglio autorizza, ai sensi dell'articolo 108,1 del regolamento interno, il Presidente a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito. Passiamo al punto 6, relativo all'esame dei disegni di legge riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73,1, lettera A, del decreto legislativo 23 giugno 2011, registro generale 125. Comunico che la seconda commissione si è riunita il 6 luglio 2021, ha esaminato i provvedimenti, a maggioranza ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo. Relatore in aula, il Presidente della seconda commissione. Prego, Picarone. Presidente, abbiamo 8 debiti fuori bilancio. Se siete d'accordo, diamo per lette tutte le relazioni. Se siamo d'accordo, l'aula è d'accordo a dare per lette le relazioni? Non vedo che nessuno si oppone, così diamo, procediamo in questo modo. Articolo 1, chi è a favore, chi si astiene, chi si è contrario. L'articolo 1 è approvato. Articolo 2, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene. Articolo 2 è approvato. Articolo 3, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. L'articolo 3 è approvato. Con l'astensione delle minoranze, contro il provvedimento. Benissimo. Da parte 5 Stelle, dal centrodestra vota contro, pure il centrodestra. Benissimo. Votiamo la tabella allegata, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Approvata a maggioranza. Passiamo alla votazione con voto elettronico del provvedimento. È aperta la votazione. Prego i colleghi prendere posto. È chiusa la votazione. Presenti 36, votanti 36, favorevoli 26, contrari 10, astenuti nessuno. Il testo è approvato. Passiamo al punto 7, relativo all'esame del disegno di legge riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Registro generale 126. Comunica che la seconda commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 6 luglio, ha esaminato il provvedimento e a maggioranza ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo. Come prima abbiamo assunto la relazione da parte del Presidente della seconda. Dichiaro aperta la discussione, non c'è nessuna discussione generale. Passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Articolo 1 è approvato. Articolo 2, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Articolo 2 è approvato. Articolo 3, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 3 è approvato. Allegato 1, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'allegato 1 è approvato. Passiamo adesso alla votazione a scrutinio segreto del testo. È aperta la votazione. Colleghi, collega Ciarambino, devi votare, siamo in fase di votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 40, votanti 40, favorevoli 29, astenuti 11. Il testo è approvato. Contrari 11, chiedo scusa. Il testo è approvato. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno. Registro generale 127. Comunico che la seconda commissione consiliare, nella seduta del 6 luglio 2021, ha esaminato il provvedimento e ha dichiarato di proporlo favorevolmente all'Aula. La relazione del Presidente Picarone la diamo per letta e passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è a favore, chi è contro, chi si astiene, a maggioranza l'articolo 1 è approvato. Articolo 2,
chi è favorevole, chi si astiene, chi è contro. L'articolo 2 è approvato a maggioranza. L'articolo 3, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario. L'articolo 3 è approvato a maggioranza. La tabella allegata, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, a maggioranza la tabella allegata è approvata. Passiamo alla votazione col voto elettronico. È aperta la votazione. Picarone, siamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 40, votanti 40, favorevoli 30, contrari 10, nessuno astenuto, il testo è approvato. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, registro generale 128, comunica che la seconda commissione permanente nella seduta del 6 luglio 21 ha approvato il testo e ha dichiarato di rendere favorevole all'Aula. La discussione si è aperta con la relazione del Presidente Picarone, che diamo per letta, e passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, articolo 1 è approvato a maggioranza. L'articolo 2, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 2 è approvato a maggioranza. Articolo 3, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 3 è approvato a maggioranza. La tabella allegata A, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la tabella è approvata a maggioranza. Passiamo adesso al voto elettronico. Dichiaro aperta la votazione. Picarone. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 35, votanti 35, favorevoli 28, contrari 7, il testo è approvato. Punto 10 all'ordine del giorno, registro generale 131, comunica che la seconda commissione permanente nella seduta del 9 luglio 21 ha esaminato i provvedimenti e a maggioranza espresso il parere favorevole all'approvazione del testo. Abbiamo per letto la relazione del Presidente Picarone, passiamo alla votazione del singolo articolo. Articolo 1, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 1 è approvato a maggioranza. Articolo 2, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 2 è approvato a maggioranza. L'articolo 3, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 3 è approvato a maggioranza. Votiamo la tabella allegato A, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la tabella allegata è approvata a maggioranza. Passiamo alla votazione con scrutinio elettronico. È aperta la votazione. Sì. Votiamo, siamo in fase di votazione. È chiusa la votazione. Presenti 41, votanti 41, favorevoli 30, contrari 11, il provvedimento è approvato. Passiamo al punto numero 11, registro generale 133. Comunica che la seconda commissione permanente, riunitasi il 9 di luglio 2021, ha esaminato il provvedimento e a maggioranza espresso parere favorevole all'approvazione del testo. Prendiamo per letta la relazione del Presidente Picarone e passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, approvato a maggioranza. Articolo 2, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, approvato a maggioranza. Articolo 3, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, approvato a maggioranza. Approviamo la tabella allegata. La tabella allegata, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la tabella allegata è approvata a maggioranza. Passiamo adesso al voto elettronico. Prego i colleghi di prendere posto e votare. Aperto la votazione. È chiusa la votazione.
Presenti 40, votanti 40, favorevoli 31, contrari 9. Il provvedimento è approvato. Passiamo al punto 12. Registro generale 134. Comunica che la seconda commissione, nella seduta del 9 luglio, ha esaminato il provvedimento e ha posto il parere favorevole per l'Aula. Dichiariamo pure la relazione acquisita del Presidente Picarone e passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 1 a maggioranza è approvato. Articolo 2, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 2 è approvato a maggioranza. Articolo 3, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 3 è approvato a maggioranza. Passiamo alla votazione della tabella allegata. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la tabella è approvata a maggioranza. Passiamo adesso al voto elettronico e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 41, votanti 41, favorevoli 31, astenuti 10, il provvedimento è approvato. A contrari 10, il provvedimento è approvato. Passiamo al punto 13, registro generale 135, che comunica che la seconda commissione, nella seduta del 9 luglio, ha espresso parere favorevole al testo e abbiamo acquisito la relazione del Presidente Picarone. Passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 1 è approvato a maggioranza. Articolo 2, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 2 è approvato a maggioranza. Articolo 3, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, l'articolo 3 è approvato a maggioranza. Passiamo alla votazione della tabella allegata, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, la tabella allegata è approvata a maggioranza. Passiamo adesso alla votazione elettronica, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Presenti 39, votanti 39, favorevoli 30, contrari 9. Il provvedimento è approvato. Il Consiglio autorizza, ai sensi dell'articolo 108,1 del regolamento interno, il Presidente a procedere all'accordimento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito. C'è qualcuno che prende la parola? Prego, Capogruppo Casillo. Sì, Presidente, propongo un'inversione del punto all'ordine del giorno. Abbiamo la legge sui circoli nautici. Propongo prima, quindi l'inversione di discutere prima la legge che è stata anche approvata qualche giorno fa in commissione, prima poi di procedere agli altri punti all'ordine del giorno. Poi procediamo con le mozioni e poi diciamo con le nomine. Quindi proponete la legge, l'ordine aggiuntivo, poi le mozioni e poi le nomine. Chi è favorevole, metto a votazione la proposta di Casilli, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario all'astensione dei 5 Stelle, contrarie le minoranze. Ok, allora l'ordine dei lavori è stato approvato, passiamo al punto aggiuntivo. Comunico che la Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 9 luglio 2021, ha esaminato i provvedimenti e a maggioranza dei presenti ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula. Comunico inoltre che la seconda Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 9 luglio 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole. Relatore in Aula è stato designato il consigliere Francesco Picarone. Prego, Picarone. Allora, nella seduta del 9 luglio la prima commissione ha licenziato la proposta di legge del riconoscimento dei circoli nautici della Campania. In pari dati la seconda commissione si è espressa sulla norma finanziaria, con questa proposta la Regione vuole riconoscere e valorizzare il ruolo dei circoli nautici. Vale la pena di dire che noi in Italia abbiamo un'antica tradizione dei circoli nautici, a Napoli in particolare è stato costituito negli ultimi decenni dell'Ottocento il secondo circolo nautico d'Italia. La loro attività è un'attività estremamente importante che secondo me non è mai stata valorizzata abbastanza perché è un'attività volta soprattutto ad ottenere
degli obiettivi, che sono quelli di un rapporto corretto con il mare, di un rapporto con l'ambiente assolutamente da valorizzare, di valorizzazione e di esaltazione dei valori dello sport dilettantistico, degli sport acquatici, di formazione, del rapporto con la scuola. È importante, diciamo, la cultura dei circoli nautici, che è stata sempre, diciamo, nel corso dei decenni ristretta al gruppo degli associati, ma negli ultimi anni è stata un'attività rivolta anche alle fasce deboli, un'attività aperta all'esterno e al territorio. Con il riconoscimento dei circoli nautici noi, secondo me, facciamo un'operazione unica in Italia, perché nella presentazione di questa legge che abbiamo fatto abbiamo avuto circa 100 report di stampa da tutta Italia, un interesse notevole da parte di tutte le regioni. Siamo l'unica regione che ha proposto un percorso legislativo. Che cosa succede con questa legge? Con questa legge noi andiamo alla costituzione dell'Associazione dei Circoli Nautici, che diciamo è un ente con personalità giuridica che nel suo statuto ha una certa serie di attività, e soprattutto i circoli che ne fanno parte automaticamente, diciamo, con la costituzione di un albo regionale gli viene riconosciuto questo status di enti non profit sostanzialmente, la cui attività è disciplinata pure all'interno della legge ed è riconosciuta. Viene istituito in occasione della giornata del mare il premio un premio specifico per i circoli nautici, che viene affidato all'associazione, e viene costituita una consulta di cui, che consente appunto a tutta all'associazione dei circoli nautici e a tutto questo mondo che è fatto di centinaia di circoli, dalle leghe navali ai canottieri e da tutti gli altri circoli che lavorano sul territorio, gli viene dato la possibilità di avere una piattaforma istituzionale, un ruolo istituzionale, un luogo di incontro istituzionale in cui potersi confrontare sui problemi che riguardano questo settore, dal diporto nautico a quello che riguarda la disciplina degli sport, al lavoro che loro possono fare e proporre in rapporto alle capitanerie, in rapporto alle autorità portuali, in rapporto a tutte le attività che riguardano il rapporto con il mare, diciamo un corretto rapporto dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'amore per il mare stesso, con il territorio. E poi, come dire, siamo in una fase in cui noi diamo molta importanza anche alla Blue Economy. La Blue Economy, se vi ricordate, abbiamo fatto un articolo importante nella legge di stabilità che consente la costituzione dell'osservatorio sulla Blue Economy e che potrebbe sicuramente avere un ruolo importante anche per la programmazione dei fondi europei per quello che riguarda lo sviluppo turistico, ma soprattutto lo sviluppo economico di tutte le attività che insistono sul mare. Il mare non è fatto soltanto di attività commerciali, di attività di trasporto di merci e di uomini, è fatto anche di svago, di rapporto corretto con la natura, di cose che questi circoli praticano, e le praticano, secondo me, in una logica assolutamente di volontariato e di non profit. Avere il loro contributo anche dal punto di vista pubblico, di rapporto con le istituzioni, secondo me è fondamentale. Questa cosa non è passata sotto traccia, è stata accolta con grande entusiasmo da tutti quelli, dalle centinaia e centinaia di persone che vivono questo ambiente e che hanno un rapporto di volontariato e di passione rispetto alla natura e al mare. Io credo che abbiamo fatto una buona operazione dal punto di vista proprio istituzionale come Consiglio regionale e come Regione Campania, che sicuramente non tarderà a dare i suoi frutti. Non voglio entrare nello specifico degli articoli, abbiamo fatto una discussione in commissione in cui sono state presentate da parte di alcuni gruppi degli emendamenti. C'era un articolo che riguardava i contributi, questo articolo l'abbiamo tolto dall'articolato, insomma abbiamo fatto una formula più ampia diciamo che si inserisce nello spirito e nella filosofia della legge, per cui, diciamo, viene esaltato questo ruolo soprattutto non profit di questi circoli, che secondo me possono dare un ottimo contributo rispetto anche alle strategie di sviluppo della Regione Campania. Grazie. Con la relazione di Picarone si apre la discussione generale, c'è chi vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire, passiamo alla votazione sull'articolato. Articolo 1, chi è favorevole? C'è un emendamento a firma di Ciampi, Ciarambino.
Volete illustrarlo, prego, signor Ciampi. È l'1.1. Sì. L'emendamento ha carattere tecnico e rende il testo dell'articolo pienamente rispondente a quanto approvato in commissione, con particolare riferimento alla mancanza della locuzione senza fini di lucro, e più fluido nella lettura. Prego, Presidente, c'è questo emendamento, è d'accordo? No. Allora, chi è favorevole all'emendamento? I 5 Stelle. Chi è contrario? La maggioranza. L'emendamento è respinto. Articolo 1. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? L'astensione e il voto contrario. Astensione. Astensione 5 Stelle, astensione pure del centrodestra. Contrari. Favorevole il centrodestra. Allora, con il voto favorevole del centrodestra e favorevole della maggioranza e l'astensione di 5 Stelle, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2. C'è un emendamento. Ciampi Ciarambino. Prego, Ciampi. L'emendamento, in coerenza con lo spirito della proposta ribadito più volte dal proponente durante l'esame in commissione, intende riconoscere e implementare la funzione sociale svolta dai circoli nautici, introducendo taluni requisiti necessari per l'iscrizione all'albo regionale. Infatti, la legge muove nella direzione di implementare e valorizzare la funzione sociale svolta da tali circoli per avvicinare allo sport e al mare tutti i cittadini, prescindendo dal loro stato sociale, economico o fisico. L'emendamento dunque è perfettamente in linea con i principi della proposta di legge e si rende necessario per garantire effettiva attuazione alla finalità di cui è l'articolo 1. Allora, l'emendamento, parere contrario. Allora, chi è favorevole? I 5 Stelle. Chi è contrario? La maggioranza, il centrodestra, contrario. Allora, l'emendamento è respinto. Passiamo all'articolo 2. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Contrario i 5 Stelle e favorevole il centrodestra. Articolo 3, c'è l'emendamento 3.1, sempre Ciampi Ciarambino. Prego, Ciampi. L'emendamento intende espungere dal testo il riconoscimento ex legge della personalità giuridica per associazioni circoli nautici della Campania. Come già evidenziato in sede di commissione, un simile riconoscimento è infatti subordinato ad una specifica procedura disciplinata dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 e attivabile dall'associazione che risulta già costituita a prescindere dall'intervento legislativo. Continua a non convincere pertanto la previsione di stabilire una deroga per questa specifica circostanza, né si sono riscontrati precedenti di analogo tenore nella legislazione regionale vigente. Benissimo. Allora, contrario il parere del proponente. Allora, chi è a favore? I 5 Stelle. Chi è contrario? La maggioranza e il centrodestra, l'emendamento è respinto. Passiamo adesso alla votazione dell'articolo 3. Chi è favorevole? La maggioranza e il centrodestra. Chi si astiene? Chi è contrario? I 5 Stelle. L'articolo 3 è approvato. Articolo 4. C'è l'emendamento 4.1 a firma Ciampi Ciarambino. Prego, Ciampi. L'emendamento intende ricondurre il novero delle attività previste all'articolo 4 nella stesura originaria attribuita al contenuto delle finalità dell'Associazione dei Circoli Nautici della Campania al più appropriato ambito delle attività di sostegno della Regione, da dettagliare in una specifica proposta di piano regionale delle attività sportive e ambientali legate al mare, ai fiumi e ai laghi, da elaborare a cadenza annuale a opera della Giunta regionale. Allora, chi è favorevole all'emendamento Ciampi Ciarambino? I 5 Stelle. Chi è contrario? La maggioranza e il centrodestra. L'emendamento è respinto. Passiamo adesso alla votazione dell'articolo 4. Chi è favorevole? La maggioranza e il centrodestra. Chi si astiene? Chi è contrario? Contrario i 5 Stelle. L'articolo 4 è approvato a maggioranza. Articolo 5. C'è un emendamento sempre Ciampi Ciarambino. Prego, Ciampi.
L'emendamento prevede la partecipazione alla consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle altre acque navigabili, che si intende istituire con questa proposta di legge, anche dei rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste attive in Campania, in coerenza con le finalità della legge che intende promuovere lo sviluppo sostenibile e rispettoso della biodiversità e degli ecosistemi marini, delle attività nautiche e degli sport acquatici. Chi è favorevole all'emendamento Ciampi, i 5 Stelle, chi è contrario, il centro-sinistra, la maggioranza, il centro-destra, l'emendamento è respinto. Ce n'è un altro che è il 5.2, sempre firma Ciampi-Cerambino, prego. L'emendamento introduce la specifica previsione secondo cui la partecipazione alla consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle altre acque navigabili avviene a titolo gratuito, senza oneri per la finanza pubblica. Chi è favorevole all'emendamento Ciampi? I 5 Stelle. Chi è contrario? Maggioranza e centrodestra. L'emendamento è respinto. Passiamo adesso alla votazione dell'articolo 5. Chi è favorevole? La maggioranza più centrodestra. Chi è contrario? I 5 Stelle. Sull'articolo 5 i 5 Stelle si astengono. L'articolo 5 è approvato a maggioranza. Articolo 6, non ci sono emendamenti. Chi è favorevole? Chi si astiene? I 5 Stelle. Quindi a maggioranza, con il voto favorevole della maggioranza e del centrodestra, l'articolo 6 è approvato. Articolo 7, c'è un emendamento tecnico finanziario, che è il 7.1, a firma del presidente Picarone. Chi è favorevole all'articolo 7, così come emendato, l'articolo 7 così come predisposto dal presidente Picarone? Sì, e stiamo votando l'emendamento 7.1. Chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano. Chi si astiene, chi è contrario? Allora a favore il centrodestra, astensione dei 5 Stelle. Votiamo adesso l'articolo 7 così come emendato dal presidente Picarone. Chi è favorevole? Chi si astiene? I 5 Stelle. A favore il centrodestra. L'articolo 7 è approvato a maggioranza. Articolo 8. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Allora, con l'astensione dei 5 Stelle, a maggioranza è approvato l'articolo 8 che riguarda l'entrata in vigore. Adesso con votazione elettronica approviamo il testo. È aperta la votazione. Prego i colleghi di prendere posto. Ah, Ciampi vuole fare una dichiarazione di voto. Prego, collega Ciampi. Il tema della tutela del mare e del diritto dei cittadini al libero accesso ad una risorsa collettiva che rappresenta oggi più che mai un bene comune caratterizza la nostra azione politica fin dalla precedente legislatura. In più occasioni abbiamo stigmatizzato come la mancanza di un piano integrato delle coste rappresenti un vulnus nella nostra regione, da colmare con priorità rispetto ad ogni altro intervento in tema di demanio. Ma questo governo regionale non sembra intenzionato a porre in discussione lo status quo, anzi sembra sempre più indirizzato verso il trasferimento di funzioni ai comuni, senza assolvere alle proprie funzioni programmatorie e senza dotarli di mezzi e risorse adeguate. Sebbene questa legge voglia promuovere la cultura del mare, si rivolge ai noi a un ambito molto esclusivo, qual è quello dei circoli nautici, riservati a pochi fortunati soci, senza nulla aggiungere di significativo all'impianto normativo regionale sulla gestione del bene demaniale, a nostro parere lacunoso. Nautica da diporto, approdi, concessione turistico-balneare sono ambiti delicati che attendono di essere regolamentati, come già hanno fatto alcune regioni, si pensi alla Puglia o al Lazio. La proposta di legge all'esame di questo Consiglio riconosce i circoli nautici e l'Associazione dei Circoli Nautici della Campania, lasciando intendere che essi svolgono una funzione esclusivamente sociale di divulgazione della cultura del mare e degli sport nautici e di tutela dell'ambiente costiero. Fin dall'incardinamento della proposta abbiamo evidenziato le nostre perplessità e le criticità del testo, che purtroppo non risultano, a nostro parere, completamente superate.
Abbiamo proposto una serie di emendamenti per fare in modo che al riconoscimento da parte della Regione dei circoli nautici corrispondesse un innalzamento dello standard dei servizi offerti da queste realtà, soprattutto verso le fasce più svantaggiate. Abbiamo evidenziato l'inopportunità di derogare alla normativa regionale sulla personalità giuridica mediante un riconoscimento per legge. Abbiamo proposto che fosse la Regione a individuare le attività da finanziare, senza delegare ad un'associazione privata questa funzione. Alcune nostre proposte sono state accolte, ma molto di più poteva essere fatto per trasformare questa proposta in direzione di un'effettiva utilità per la collettività. Poteva essere un'occasione per accrescere la cultura del mare e promuovere l'apertura dei circoli nautici verso una partecipazione più ampia dei cittadini alle attività legate al mare. Oggi, nell'annunciare il nostro voto contrario sulla proposta che così come risultante dei lavori di commissione si dimostra un intervento poco utile per i cittadini campani, cogliamo l'occasione per chiedere al Presidente della Quarta Commissione di calendarizzare al più presto la nostra proposta di legge per la tutela delle coste campane. Grazie collega Ciampi. Aperta la votazione. È aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 43, votanti 43, favorevoli 38, contrari 5. Il provvedimento è approvato. Il Consiglio autorizza, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del regolamento interno, il Presidente a procedere al coordinamento formale dei testi approvati. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito. Passiamo al punto 18 dell'ordine del giorno, relativo alla votazione della mozione avente ad oggetto revoca delibera di giunta regionale numero 201 del 19 maggio 2021 che sopprime il servizio pronto soccorso. Qual è la 17? Ah sì, cioè prima era 17, sì. Allora, passiamo al punto 17, registro tumori, a firma dei consiglieri Tommaso Pellegrino. Registro generale 69/4, prego collega De Pellegrino. Già qua no, collega, ancora meglio, questa già è stata discussa, bisogna soltanto votarla. Però è stata così come è modificata. Tu vuoi prendere la parola lo stesso per aggiungere, prego. Grazie Presidente, non mi fa piacere, visto che abbiamo l'altra volta fatto alcune modifiche. Il registro dei tumori certamente rappresenta uno strumento importante e fondamentale per determinare una adeguata programmazione sanitaria anche sulla base dei bisogni che a volte sono anche diversi da territori e territori, e anche per ovviamente andare a fare una verifica, soprattutto andare ad attivare un monitoraggio ambientale sui diversi territori, soprattutto laddove si rilevano delle anomalie. In Campania ci sono 8 registri dei tumori, negli 8 registri dei tumori soltanto uno è aggiornato al 2018, gli altri 7 sono aggiornati tra 2014 e 2016. Ovviamente è indispensabile oggi avere dei registri dei tumori aggiornati il più possibile, anche perché la tempestività della raccolta dei dati rappresenta uno dei requisiti più importanti per avere dei registri dei tumori adeguati. Questo lo prevedono anche gli organismi scientifici internazionali che richiedono tale tempestività. La Regione Campania, il ritardo è determinato da una parte ovviamente nell'ultimo periodo dall'emergenza Covid, dall'altra parte è determinato anche dal lungo commissariamento nella sanità che c'è stato per quanto riguarda la nostra Regione. Ovviamente voglio sottolineare che oggi, in un periodo in cui la tecnologia è particolarmente ormai avanzata in diversi settori, dobbiamo considerare che utilizzando quella tecnologia, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti dei registri tumorali, certamente ci può portare ad avere una maggiore efficacia ed efficienza dei dati riguardanti le patologie tumorali. Altro elemento importante, ci fa piacere, l'aggiornamento del registro dei tumori è indispensabile anche per evitare allarmismi che sui territori a volte possono essere o infondati ma anche provocare in alcuni casi dei problemi, e quindi anche da qui l'importanza ovviamente di averli aggiornati, o dall'altra parte anche per evitare che ci possano essere invece delle sottovalutazioni, soprattutto alla luce di alcune situazioni di particolare allarme.
Ciò che noi chiediamo ovviamente in questa mozione è quello di mettere in campo, soprattutto anche alla luce del recovery plan, dove ci sarà un'opportuna programmazione e dove ci sono diverse risorse per la digitalizzazione e l'aggiornamento tecnologico, utilizzare una parte di quelle risorse in una programmazione economica in ambito sanitario per individuare le risorse necessarie per un potenziamento informatico e tecnologico dei registri dei tumori. Questi per avere chiaramente dei dati dell'incidenza delle diverse patologie tumorali il più possibile aggiornato per quanto riguarda appunto la Regione Campania. Grazie. Mi pongo a votazione la mozione presentata da Tommaso Pellegrino, così come modificata con l'intervento del vicepresidente Bonavitacolo nella passata legislatura, nella passata consigliatura seduta. Allora, chi è favorevole alzi la mano, quindi all'unanimità la mozione è approvata. Punto 18, revoca delibera giunta regionale numero 201 del 19 maggio 2021 che sopprime i servizi di pronto soccorso presso l'ospedale Landolf di Solofra. Al firma del consigliere Ciampi, registro generale 79/4. Ricordo che nella seduta del 29 giugno 2021, sulla votazione di questa mozione, venne a mancare il numero legale. Pertanto, essendo già svolta la discussione, pongo in votazione la mozione per alzata di mano. Chi è il tema vero. Ma l'avevamo già discussa, però non avevamo messa ai voti. Qui c'era la modifica di Bonavitacolo e su quello abbiamo fatto. Adesso qui si pone soltanto in votazione per alzata di mano. Chi è favorevole alla mozione? Chi è contrario? Allora, è favorevole alla mozione. I 5 Stelle, il centrodestra, Petitto, prego i colleghi di raggiungere l'aula. Picarone. Sì. Allora. Sì. Prego, collega Ciambini. Ai sensi del regolamento chiedo la votazione elettronica del provvedimento. Grazie. Vabbè, cioè, si associa il capogruppo dei Fratelli d'Italia. Allora, due capigruppo possono chiederla. Allora, dichiaro aperta la votazione sulla mozione Ciampi. Enzo. Contro. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 38, votanti 38, favorevoli 13, contrari 24, astenuti 1. Il provvedimento, la mozione è respinta. Passiamo al punto 19 dell'ordine del giorno relativo alla discussione della mozione avente ad oggetto valorizzazione e tutela della lingua italiana a firma del consigliere Schiano di Visconti, registro generale numero 41/4. Concedo la parola al consigliere Schiano di Visconti. Prego. Presidente, questa mozione ha il senso di dare valore, di valorizzare la lingua italiana. Non leggo tutte le premesse, tutto quanto, ma vado a quanto voglio che si impegni la Giunta. Si impegni il Presidente della Giunta a garantire l'utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti di pubblica amministrazione, così come negli enti locali e nelle regioni, a tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico italiano garantendo l'utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e dei servizi, nell'informazione e nella comunicazione nelle attività scolastiche e universitarie,
nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati, a garantire che le istituzioni di ogni ordine e grado tutelino e valorizzino la diffusione della lingua italiana nel territorio regionale e che collaborino con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità. La mozione Schiano. Fiola, prego. Sì, parere favorevole sulla mozione in quanto insomma si condivide lo spirito della stessa. Allora pongo a votazione la mozione. Chi è favorevole? All'unanimità la mozione è approvata. Passiamo al punto 20 dell'ordine del giorno. Mozione avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19, ma io credo che questa debba essere ritirata. Giusto, la ritira? È ritirata. Mostarullo la ritira. Punto 21 all'ordine del giorno. Interventi urgenti per scongiurare il blocco delle prestazioni della macro specialistica ambulatoriale per esaurimento budget a firma dei consiglieri Ciarambino, Saiello, Registro Generale 73/4. La parola alla consigliera Ciarambino. Grazie Presidente. Presidente, questa mozione io l'ho depositata a maggio scorso e purtroppo arriva in aula dopo 2 mesi. Questo perché si tratta di un tema altamente sensibile, perché riguarda il diritto alla salute dei cittadini della Campania. Come sapete, sin dalla scorsa consiliatura io mi sono occupata del tema dei tetti di spesa, ritenendo che l'attuale modalità di definizione dei tetti di spesa, di appostamento dei tetti di spesa, non sia rispondente a una, non sia commisurato all'effettivo fabbisogno di salute della popolazione, se è vero che negli anni passati intorno a settembre-ottobre ci ritrovavamo con i tetti di spesa esauriti e quindi con almeno un trimestre scoperto in quanto alla garanzia del diritto alla salute, dell'accesso ai centri convenzionati con copertura delle spese da parte della Regione. Ora, durante l'emergenza pandemica la situazione è precipitata. Perché? Perché gli ospedali e le strutture pubbliche sono state quasi esclusivamente dedicate alla gestione di questa drammatica pandemia, gli ambulatori territoriali sono stati chiusi per lunghi periodi, quindi inaccessibili ai cittadini. Questo che cosa ha determinato? Da un lato una lievitazione delle liste d'attesa nel pubblico che sono di anni, quindi vuol dire che non ti puoi curare se hai una patologia che richiede un intervento urgente, una diagnosi urgente, un follow up necessario. E che cosa ha determinato? Che tutti i cittadini che magari prima si rivolgevano al pubblico si sono riversati nelle strutture accreditate dove trovavano una risposta diagnostica o terapeutica. Che cosa è successo? Io ho qui uno schema, perché quello che ho scritto nella mia mozione, dove ho detto le prestazioni di genetica si sono esaurite a febbraio, quelle di patologia clinica a Salerno a giugno, alla Napoli 2 a luglio e a Benevento a luglio, ad agosto nella Napoli 1. Quelle di cardiologia si esauriranno tra giugno e settembre, quelle di radiologia tra giugno ed agosto, quelle di diabetologia si sono esaurite a giugno a Napoli, Caserta e Salerno. Ebbene, quella previsione è ancora peggiorata. Quelli in rosso sono i tetti di spesa di alcune branche che sono già di fatto esaurite, anche la medicina nucleare, anche la radiologia. Quindi parliamo di prestazioni necessarie. Oggi quindi i nostri cittadini, per tantissime prestazioni necessarie, quindi non voluttuarie ma necessarie, si ritrovano a dover pagare di tasca propria gli esami diagnostici. Non è possibile lasciare i cittadini scoperti nel loro diritto alla salute e quindi con questa mozione io chiedo alla Giunta regionale
di riconfigurare, ma lo dobbiamo fare subito perché, lo ripeto, alcune prestazioni si sono esaurite già mesi fa, quindi i cittadini le stanno già pagando, di riconfigurare i tetti di spesa delle prestazioni erogate in regime di convenzione relative alla macroarea della specialistica ambulatoriale per struttura e per branca in tempo utile, ahimè, purtroppo intempestivamente, per evitare il blocco dell'assistenza e salvaguardare la continuità dell'assistenza nell'attuale contesto critico epidemiologico. Lo ripeto, i cittadini, colleghi, non hanno alternativa in questo momento e lo sappiamo tutti. Grazie. La maggioranza interviene sulla mozione Ciarambino? Ci sono interventi l'amministrazione regionale? Assessore 5, prego. Grazie Presidente. Io la questione è assolutamente all'attenzione della Giunta e anzi approfitto dell'occasione per segnalare che siamo stati forse la Regione che ha spinto di più ad un accordo con il Governo che poi ha originato il famoso articolo 26 del decreto legge 73-2021 che è conosciuto come il sostegni bis. In quell'articolo 26 il Governo ha riconosciuto quello che la Regione Campania e altre regioni avevano detto già da tempo, e cioè che il provvedimento per il recupero delle liste d'attesa di cui al decreto legge 104 dell'agosto scorso e che vedeva coinvolte solo le strutture pubbliche per il recupero delle prestazioni che non si erano potute erogare per il periodo Covid, non era possibile, diciamo, che esortisse i suoi pieni effetti se non anche coinvolgendo il privato accreditato. Questa cosa con l'articolo 26 è avvenuta. Il Governo ha consentito alle regioni di rimodulare il piano di recupero delle liste d'attesa. In queste ore il Parlamento sta convertendo in legge il decreto legge sostegni bis e all'articolo 26 si stanno apportando anche degli emendamenti importanti. Noi in parallelo abbiamo predisposto gli atti per rivedere il piano di recupero delle liste d'attesa e in questi giorni, diciamo proprio a brevissimo, usciremo con una serie di provvedimenti che consentirà di scongiurare, diciamo, il blocco per quelle prestazioni che non sono ancora state colpite dal, diciamo, dal blocco delle prestazioni e andare invece sicuramente in corso alle esigenze degli utenti e dei pazienti campani. Voglio dire che l'esaurimento precoce dei tetti di spesa delle prestazioni specialistiche da parte del privato quest'anno è diventato un fenomeno molto più urgente, perché si è visto in modo chiaro e palese che nei primi sei mesi del 2021 le persone che avevano rinunciato a prestazioni per la prima e la seconda ondata Covid, che praticamente ha reso quasi tutto il 2020 un anno molto particolare, si sono riversate particolarmente nel settore privato e meno nel pubblico, perché poi durante la terza ondata il pubblico era anche molto impegnato per le prestazioni ospedaliere e di specialistica per il Covid, e quindi questo ha determinato un esaurimento precoce di almeno tre mesi in media. Noi stiamo provvedendo per evitare che si arrechi danno alla popolazione campana e anzi, diciamo, in questo il Governo ci è stato a sentire e ha accolto le nostre istanze. Sono provvedimenti complessi che stanno per essere varati dalla Giunta regionale. La mia penso era una doverosa informativa sul tema. Io non è che devo esprimere se sono d'accordo o meno, voglio dire che prima ancora di istanze da parte dei consiglieri regionali, questa è un'istanza che il Governo regionale ha sentito propria, tanto che è agli atti che c'è un accordo Governo-Regioni in cui l'articolo 26 è stato scritto all'interno di quel Governo, e questo parliamo di aprile scorso, per cui questo argomento è all'attenzione nostra, come è doveroso che sia.
Grazie Presidente. Ho ascoltato l'intervento dell'assessore 5, che credo sia stato molto chiarificatore di qual è la situazione allo Stato. E, pur essendo noi assolutamente preoccupati per la situazione che vivono chiaramente tutti i soggetti che oggi si ritrovano ad avere una difficoltà per quanto riguarda i tetti di spesa, con una ricaduta che chiaramente costituisce criticità per i destinatari delle prestazioni, che sono i cittadini, che è la nostra più grande preoccupazione. Quindi è chiaro che, Assessore, noi, condividendo il percorso che sta facendo la Giunta regionale, che sta facendo lei in qualità di Assessore delegato, vorremmo comprendere se tutta questa discussione, relativamente anche ai tempi, perché siamo comunque in un anno ancora particolare, un anno di pandemia, con un'emergenza che, da quello che leggiamo in queste ore sui giornali, legata al Covid-19, dovrebbe anche essere, no? Per quanto riguarda il limite temporale, procrastinata, prorogata, magari legare questa situazione per quanto riguarda il lavoro che state facendo, e quindi fare appello al Governo nazionale di considerare questo lasso temporale esattamente legato al periodo di emergenza Covid, potrebbe sicuramente dare maggiore tranquillità ai cittadini della Campania per quanto riguarda l'esigenza e il bisogno delle prestazioni alle quali devono ricorrere per la necessità, insomma, di curarsi e per il proprio bisogno di salute che deve essere soddisfatto, e contemporaneamente potremmo poi provare, nelle more di questa situazione difficile, quindi facendo appello al Governo nazionale, anche ad immaginare in un orizzonte un po' più lungo di risolvere una volta e definitivamente questa annosa questione, che sicuramente noi abbiamo ereditato, che sicuramente abbiamo contribuito, va bene, a favorire per quanto riguarda una soluzione positiva, perché per il lavoro che ha fatto questa giunta regionale già nella precedente legislatura e nel precedente mandato del presidente De Luca, questa regione è finalmente uscita dal commissariamento in sanità, un traguardo importante, però non possiamo non considerare che 10 anni di ritardo non si possono sicuramente recuperare in 10 mesi. Quindi il lavoro che continua a fare questa giunta è un lavoro importante, proviamo solo a capire se insieme, o modificando questa mozione, o trovando un'altra soluzione condivisa, che potrebbe essere congelare questa e costruire un'ipotesi che veda tutte le forze politiche in accordo, va bene, su un appello che attraverso la giunta regionale facciamo al Governo nazionale, ma sicuramente questo è un tema che sta, immagino, a cuore non soltanto ai proponenti, ma sicuramente alla forza politica che rappresento, che è il Partito Democratico, a tutta la maggioranza, ma immagino a tutti i gruppi che siedono in quest'Aula consiliare. Quindi penso di interpretare il tuo pensiero dicendo che devo sospendere per dare la possibilità di fare una mozione condivisa. Siamo d'accordo? La sospensione di 10 minuti? D'accordo tutti? La sospensione di 10 minuti per trovare un'intesa. Grazie.